Ciao ragazzi, bentornati su Spyro Riptos Rage. Nello scorso episodio abbiamo fatto le fattorie robotica e in questo episodio andremo in un nuovo livello. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E oggi andiamo subito nel circuito Canyon. E niente, facciamo l'ultimo circuito, sperando di riuscirci. Allora, cerchiamo di fare tutto. Ok. Va bene, calmi tutti. Ok, è totalmente al contrario questo coso di come vorrei farlo io. Va bene. Ok. Strade pulite, va bene. No, che ho fatto? Sali Spyro. Sali. No, Spyro. Spyro, calmati. Ah, stavo andando benissimo. Ok. Ah, stavo andando veramente bene. Vabbè. Stavo anche per finire veramente bene. Mi mancava solo un ariete. Se non avessi tirato le testate all'ultimo, vabbè. Allora, cerchiamo di fare bene il livello. Allora, ok, me ne mancano due, perfetto. Ok. Ok, perfetto, abbiamo quasi fatto, dai. Forza, vieni qua tu. Ok, dai, mi manca poco. Perché Spyro cadi? Ok, fermati, fermati, dai. Dai, solamente tre. Dai, una. Dov'è? Dai, no! Per quanto mi sono salvato! Ci ho messo solo neanche 5 minuti. Comunque, ora devo trovare questa bellissima gemma. Cioè, gemma? La sfera. Dove sarà? Cerchiamola. Ho trovato! Bene, Spyro. Sei pronto a provare il mio aereo? L'ho riparato e sono praticamente sicuro che non precipiterà adesso. Va bene. Ok, Spyro, ti spiego.
L'aereo è telecomandato, per cui tu non dovrai fare altro che colpire i bersagli con la mitragliatrice. Prendi la mira e premi attacco per sparare. Premi cerchio per sparare, usa L per mirare, non mancare neanche un bersaglio. Ok. No. Ok, si fa meglio a... a battle mashing, se si può dire, perché davvero andare così, meh. Allora. No. Ah. No, 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 no. Da. Ah, ho mancato. Si può fare riprova? No, ovviamente. Ehi, hai mancato un bersaglio. Non prendertela, è difficile colpirli tutti. Andiamo. Ok, allora, cerchiamo di rifarlo bene questo minigioco. Allora. Ok. Però almeno rimangano fermi. Cioè, rimangono fermi, rimangano nelle zone prestabilite. Se riesco a memorizzarli sarà un po' facile. Un po' facile, un po' più facile. Allora. Ora, unico problema è che la prospettiva del proiettile frega abbastanza. Allora, no. Ok. Ehi, hai centrato tutti i bersagli. D'altronde avevi un ottimo pilota. Ok, livello completato al 100%. Posso uscire? Grazie. E adesso andiamo dal boss Kerzabo. Dobbiamo andare... no, in realtà dobbiamo andare fuori in un altro livello. Perché sì, in questo episodio faremo due livelli. Perché fare solamente questo qui sarebbe veramente corto. Sono a quasi 11 minuti e se... Comunque, dicevo, oggi faremo due livelli. Primo fatto. E ora andiamo dal secondo, che era qua? Esatto, Metropolis. Il professore non ci dice niente, quindi andiamo. Ci sta sfuggendo di mano. Abbiamo bisogno di qualcuno che riporti l'ordine. Trova la droide inventrice. Sta lavorando a qualcosa di grosso. Ok. Allora, prendiamo tutto. Qui ci sono 4 sfere, ok, e 400 gemme. Perfetto. E... niente, andiamo avanti. Allora...
Ok. Va bene. Con tutti i tagli al budget, questi ascensori sono davvero malandati. Vedi? Questo è incastrato. Comunque, se gli dai un colpo bello forte, mi aspetto che ricominci a funzionare come si deve, no? Ok, colpo bello forte, penso la testata. Esatto. Allora, prendiamo tutto. Quindi comunque senza la testata non si può andare avanti. Va bene. Ok. Perfetto. Ripeto, perfetto. Allora, ora piccola cosa. So che c'era da fare il circuito canyon sotto un minuto e 10. Però ripeto, voglio cercare di farli off camera questi qua perché, come dire, come ho già detto nello scorso episodio, circuito ghiacciato, cittadino e gulp, sto provando a farli ma davvero non ci sto riuscendo. Quindi non so se riuscirò a completarli. Però spero di riuscirci. Allora. Perfetto. Allora. Ok. Prendiamo questa e non dimentichiamo nulla. Abbiamo dimenticato qualcosa? Niente. Che c'è di là, scusa? Possiamo proseguire senza problemi. Allora. Starnuto a parte. Ok. Allora, prendiamo tutto. Ovetto. Perfetto. Allora, qua cosa c'è? C'è un altro betto. Ok. Va bene. Come vedi, un bue ha preso possesso della nostra armeria. Pensavamo che congelare il passaggio avrebbe tenuto lontani gli animali. Il bue è un tipo tosto. Ti consiglierei di usare le bombe contro di lui. E credo ce ne vorranno parecchie. Usa le bombe contro il bue. Evita le bombe che stanno per esplodere. Ok. In che senso? Non sto afferrando. E come faccio ad attaccarlo, scusa? No, non ho capito come faccio ad attaccarlo. Cioè, devo fare... Non serve a niente. Cioè, devo... Ah, devo spararlo. Cioè, devo spararglielo addosso. Grazie. Ok, devo proprio mandargliela addosso. L'unico problema è che fa danni, fa abbastanza danni. Ok, è respawnato. Ok, è respawnato anche lui. È un po' tosta come, come cosa. Però... Ok, no, se esco e rientro alla vita ridotta, quindi va bene. C'è un modo per... Ok. Ok, mi sono fatto male. Ok.
Ok, ultimo colpo, dai. Mannaggia, dai Spyro, ce la puoi fare. Non dirmi che devo rifarmi da capo. Ok, devo rifarmelo da capo. Ottimo lavoro. Ora potremo difendere la nostra città al meglio. Accetta questa graziosa ricompensa. Bombarda il bue. Però scusa, potevi almeno dire usa la fiammata. Davvero è un po' rompiscatole come cosa, perché come avete visto dobbiamo stare davanti al bue e continuare a girare per cercare sia di schivare le bombe, sia di attirare l'attenzione e farcele sparare davanti, e poi con la fiammata gliele rimandiamo indietro. Allora, ok, niente vita. Ok, perfetto. E non c'è altro. Ora, l'unico problema è quello. Ci dovrà essere un razzo sopra. Allora, proseguiamo. Ok. Spara per favore. D'accordo, dove siamo? Niente. Allora, ok, qua c'è roba. Ok, e mannaggia. Non ci sono uova. Ok, forza. Ok, un uovo. Che è stato? Ah, c'è un limite, va bene. Ovetto bello. Allora, perfetto. Adesso di qua c'è roba nascosta. Ok. Di qua idem. E anche di qua. Ok, lassù non ci posso arrivare. Però là c'è un doppio potenziamento. Bella vita, perfetto, recuperata. E ora, sapevo che stavi arrivando. Grazie per averci aiutati a sventare questo colpo di stato. Prendi questo oggetto. Sembra che i viventi lo apprezzino molto. È una novità per Avalar. Un potenziamento combinato. È una fortuna che tu sia qui per collaudarlo. Bisogna fermare l'invasione di quelle pecore spaziali. Abbatti gli UFO pecorini. Ok, sono solo tre, ce la si può fare.
Allora, fermati. Unico problema, mostratevi. Ah, quindi spari anche te. Ok. Fammi riattivare il potenziamento. Ottimo lavoro. Sei riuscito ad abbattere quelle pecore. Prendi questa sfera. Sarà la prova della tua abilità. Lo sapevo. Le prime pecore hanno inviato un SOS. Sta arrivando una nuova ondata di dischi volanti. Abbatti la seconda ondata. Perché devo parlare? Allora, è l'ultima, ok? Ok, 2 su 5. Ah, sono uno di seguito all'altro. Dove sono le altre? Ah. Bel volo, pilota. Hai dimostrato l'efficacia del mio doppio potenziamento. Tieni, prendi questo per commemorare la tua vittoria. Cioè, io ne ho colpite 4. Ne ho solo colpite 4. Perché mi ha dato... Vabbè, vedrò in editing. Vabbè, cioè... Ripeto, io ne ho sconfitte 4. Vabbè. Spero non ci sia stato un bug o qualcosa del genere. Comunque. Ok. Perfetto. Allora. Come faccio a tornare sotto? Per distruggere il contenitore della prima volta. Della prima volta? Il primo contenitore. Di qua no. Dov'era? Dov'era l'ascensore? Penso fosse questo. Ok, proviamo. Ok, sì, perfetto. Allora, si può salire? No, non si può salire. Ok. Ok, rieccoci qua. Allora, niente, alla fine dobbiamo trovare le gemme e basta. Poi abbiamo finito l'episodio. Allora, riprendiamo il potenziamento e cerchiamo tutto alla fine. Allora, ok. Ok, perfetto. Allora, fammi riprendere il potenziamento. E adesso... Ok, c'è anche sopra. Ok, sopra anche lì. Allora,
Me ne mancano due. Ok. Completato al 100%, perfetto. Va bene. Come beccarsi un infarto. Mamma mia, non me l'aspettavo. Wow. Come la cosa di cattivo gusto di fattoria robotica. Un po' di cattivo gusto lo è. Allora, abbiamo completato tutti i livelli della tundra d'inverno. Quindi, come dire, off camera proverò a ottenere i punti abilità. Ci proverò. Per quello che posso. E alla fine, nel prossimo episodio di Spyro Riptos Rage, manca solo un livello, ovvero l'arena di Ripto. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E ripeto, off camera proverò a fare circuito ghiacciato e cittadino sotto un minuto e 15. Arena di Gulp, perfetto, ci proverò. Circuito Canyon, sotto un minuto e 10. E nel prossimo episodio cercherò di fare l'arena di Ripto al 100%. Ovvero, perfetto. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo e forse ultimo episodio. Ciao!